Operai Whirlpool e Nuovo Legno questa mattina hanno protestato davanti alla prefettura di Avellino per chiedere attraverso Maria Tirone di avere un colloquio con il governo. Sul piede di guerra soprattutto l'indotto della fabbrica delle lavatrici. Cerchiamo in tutti i modi di far rimanere la lavatrice qui a Napoli per poi lavorare tutti. Mio marito non lavora, io ho un mutuo da pagare ed è un problema. Anche perché a 50 anni dove vai a trovare un altro lavoro? Speriamo che tutto si risolva, che tornano sui loro passi e che ci garantiscono un minimo di lavoro. Provvederanno quanto prima a far rilevare al Ministero che ci sta tutto un indotto dietro, che ha bisogno comunque di rappresentanti che possono prendere le parti di queste aziende. Questa mattina è scesa anche una delegazione della provincia guidata dal presidente Domenico Biancardi, che ha parlato agli operai. Perdere 60 posti di lavoro a Sant'Angelo dei Lombardi, perdere 70 posti di lavoro a Montoro, perdere 70 posti di lavoro a Forì, sapete benissimo che si rischia che queste persone devono solo emigrare. Fra poco contatteremo anche noi i nostri riferimenti, anche quelli di governo, per cui spero che l'istanza che da voi parte questa mattina da qui possa arrivare insomma a coloro che devono decidere al tavolo chi deve sedersi e se si può aggiungere insomma la vostra istanza, perché insomma è logica. Se anche ci fosse un tentativo di riconversione di Whirlpool, c'è la necessità che loro stiano nel ragionamento per capire come salvaguardare l'indotto.